Il sale rosa fa bene? E il tè verde fa dimagrire? Bere acqua, zenzero e limone purifica l'organismo? Ci sono varie cose che girano in rete e che ci parlano di particolari benefici che alcuni cibi o bevande possono avere. Ma si tratta di miti, fake news, oppure parliamo di verità che non ci vengono magari rivelate, che sono nascoste a noi? Oggi ne vediamo insieme 5 e cerchiamo di capire se ci sia qualcosa di vero in questo. Ciao a tutti e bentornati su Health Me Food. Molte volte quando ricevo i clienti, sia di persona che anche via Skype, o anche solo per curiosità, semplice, navigando sulla rete o semplicemente su YouTube, guardando dei video, mi accorgo che girano alcuni fatti sul cibo che sembrano miracolosi. Al che qualcuno è prono a pensare, e quel qualcuno in questo caso sarei io, ma chi me l'ha fatta fare a me di studiare alimentazione se potevo semplicemente guardare qualche video su YouTube? E penso che la maggior parte di voi sia più o meno nella stessa situazione in cui sono io. La rete è diventata necessariamente il principale veicolo per passare le informazioni a tutti noi, e questo è normale. Le informazioni sono reperibili a tutti, sono sempre lì ad essere consultate, e molte volte ci vengono date in maniera reale, in tempo reale. Era una cosa scontata che questo fosse possibile. Anche se quando mio papà comprò il primo VIC-20 e poi successivamente il Commodore 64, non pensavo sicuramente si arrivasse a questo, ma i vecchietti come me sicuramente capiranno di cosa parlo. Quello che manca a noi però molte volte è il senso critico, oppure anche la voglia, ad esempio, di capire se la notizia che ci viene data sia vera oppure no. Magari non abbiamo tempo, oppure ci fidiamo ciecamente di questa o di quell'altra fonte, anche perché molte volte queste notizie partono da giornali che sono a diffusione nazionale. Perché poi non fidarsi proprio al primo colpo se questo è, diciamo, la fonte? Il discorso è semplice: al giorno d'oggi, dove la notizia deve essere sensazionalistica, anche i giornalisti, non tutti ovviamente, si affidano alla rete per trovare notizie che attirino la vostra attenzione. E magari anche loro non si preoccupano di controllarne le fonti. Poi alcuni giornali, magari un po' meno importanti, tendono a farsi pagare per qualche notizia per poter fare un po' di cassa. E poi ci sono i famosi siti del cavolo, quelli che sono solo lì per fare del clickbait. Ricordate che se vi fate male perché avete letto una notizia su un blog da 4 soldi, nessuno vi rimborsa. Per cui informatevi bene. Fatta questa doverosa premessa, volevo fare diversi video di analisi su queste notizie per capire con voi e portare alla vostra attenzione, la maggior parte di queste notizie se sia vera oppure farsa, e di capire insieme a voi di cosa stiamo parlando. Oggi ne guardiamo 5 assieme e ne guarderemo anche nei prossimi video a 5 alla volta, perché sennò poi vi annoio. Il mito numero 1 è che il tè verde fa dimagrire. Secondo questo mito, il tè verde contiene alcune sostanze, fra cui abbiamo l'acido gallico, la teobromina, le catechine, la caffeina e la teofilina, che aiutano il nostro dimagrimento. Il mito in questione sostiene che queste sostanze aiutino a velocizzare il metabolismo, aiutano alla diuresi e per cui il dimagrimento è assicurato. Riguardo a questo argomento vi lascio uno studio fatto nel 2012 e pubblicato nello stesso anno, dove appunto si cerca di dare una risposta a questa domanda. Il risultato di questo studio è che se veramente volete perdere peso con il tè verde, c'è un metodo ed è solo uno: andare a Piedincina, raccoglierlo a mani nude, essiccarlo, lì portarvelo a piedi in Italia e prepararvelo. Altri modi non ce ne sono. E infatti l'articolo pubblicato è una systematic review, cioè è un articolo che ha analizzato diversi studi fatti su questo argomento, che poi ha interpolato tutti i dati. E quello che ne viene fuori è che il tè verde non fa dimagrire. Nei soggetti obesi aiuta un poco, si è notato questo, molto probabilmente dato dal fatto che si aumenta l'assunzione di liquidi, cioè di acqua, ma non si tratta di dimagrimenti clinici molto importanti. Riguardo al tè verde, inoltre, vi rimando anche al video mio che ho fatto precedentemente sull'HIV, dove invece se ne comprova l'efficacia nell'aiuto delle terapie antiretrovirali, anche se la cosa è in fase di studio, in quanto per avere effetti significativi in questo ne sono necessarie quantità importanti. Ma il tè verde, in quantità eccessive, invece può causare danni al sistema epatico e ai reni, questo è per cui è ancora sotto studio. Mito numero 2. Acqua, zenzero e limone. Secondo questo mito, la bevanda preparata a mattino e bevuta calda, come se fosse, diciamo, una tisana, aiuta a depurare l'organismo e a farci dimagrire. Questo accade perché lo zenzero svolge un effetto termogenico e per cui ci aiuta a bruciare i grassi, e poi anche perché lo zenzero ed il limone assieme aiutano a depurare il nostro organismo,
eliminando le tossine in eccesso. Inoltre il limone ha una marcia in più perché contiene la vitamina C, per cui rafforza anche le nostre difese del sistema immunitario. Bene, analizziamo il mito. Prima di tutto vediamo se esistono bevande detossificanti. Sì, è vero, queste esistono e sono solo funzionanti in determinate circostanze che sono: vi hanno asportato il fegato, vi hanno asportato la milza e vi hanno asportato i renni, altrimenti no. Ragazzi, il nostro organismo ha già tutto per depurare e detossificare, abbiamo degli organi interni che fanno già quel lavoro. Se li manteniamo in salute con una corretta alimentazione non abbiamo bisogno di nient'altro. E comunque non esistono bevande detossificanti in ogni caso. Sono tutte cavolate. Per quanto riguarda invece la vitamina C, se bevete l'acqua calda l'avete distrutta tutta e non ve ne sarà rimasta quasi per niente. Se volete il limone potete spremerlo in acqua fredda, in quel caso sì, la vitamina C sarà presente e andrà a far parte della vostra quantità raccomandata giornaliera, la RDA. La stessa cosa vale anche per lo zenzero, se lo usate a freddo nell'acqua continuerà a mantenere le vitamine e darà un aiuto al raggiungimento delle vostre RDA per le varie vitamine. Se ci pensate bene però, acqua al limone o tè al limone sono la stessa cosa, con l'unica differenza che il tè contiene dei polifenoli e della caffeina, per cui se proprio dovete bevete il tè con del limone che ha anche delle proprietà in più dell'acqua e basta, ma non vedo nessun millantare fantomatiche proprietà detossificanti del tè al limone, no? Mito numero 3, l'ananas brucia i grassi. Il mito sostiene che la bromelina, che è una sostanza contenuta principalmente nel gambo di questo buonissimo frutto che io adoro, aiuta a bruciare i grassi, avendo anch'esso un effetto termogenico. Per cui mangiare questo frutto durante la giornata, ancora meglio a fine pasto, aiuta a dimagrire. Sarà vero? Assolutamente no. Come dicevo prima, non esistono alimenti bruciagrassi. Chi si è inventato questa frottola, questa cavolata, molto probabilmente produce integratori alimentari a base di ananas oppure li commercializza. In realtà le funzioni della bromelina sono diverse. Infatti aiuta a spezzare i legami proteici e non i grassi. E facendo questo l'unica cosa che può fare è migliorare la digestione, in quanto il processo digestivo può durare leggermente meno. Inoltre dobbiamo anche tenere in considerazione che, essendo la quantità di bromelina prevalentemente contenuta nel gambo, e noi non lo mangiamo il gambo, per cui non assumiamo praticamente quasi per niente di questa bromelina, a meno che non prendiate degli integratori alimentari. E come diceva Ada Cadmon su Mistero tanti anni fa, coincidenze? Io non credo. Per cui mangiando ananas sicuramente introdurrete sali minerali, vitamine, fitocomposti, antiossidanti e tanta acqua. E come tutta la frutta sarà solo un beneficio mangiarla, ma sicuramente non pensiate di usarla come un espediente per dimagrire, sono solo fesserie, vi prendono in giro. Mito numero 4. Il sale rosa fa bene alla salute. Questa è recente. Secondo il mito, il sale rosa dell'Himalaya ha un ridotto contenuto di cloruro di sodio, il normale sale da cucina. Questo perché è ricchissimo di altri sali minerali completamente assenti nel comune sale da cucina. Fra di tutti spicca appunto il ferro, che gli dà la classica colorazione rosa. Ma in tutto sono circa 84 oligoelementi miracolosi presenti nel sale rosa. Questo, secondo la tesi del mito, aiuta a prevenire l'invecchiamento, supporta la respirazione, rinforza le ossa, fa dormire meglio e altri decine di benefici. Questo accade oltre alla quantità di sali diversi extra, anche perché il sale è puro e non è sottoposto a nessun procedimento chimico. Ora, per rispondere a questo mito, vi dico una cosa. La legge italiana prevede che un sale da cucina contenga almeno il 97% di cloruro di sodio per essere chiamato tale, per cui solo il 3% al massimo può essere fatto da altri sali minerali. Per cui su 100 g di sale rosa, 97 g devono essere per forza di cloruro di sodio. Se pensate che il consumo consigliato massimo giornaliero di cloruro di sodio dovrebbe essere circa 5 g di sale, potete capire benissimo che con il sale rosa non potreste mai raggiungere le quantità di oligoelementi consigliate senza per questo devastarvi la salute. Inoltre questo sale non viene fatto dall'Himalaya ma dal Pakistan, giusto per aggiungere un'altra bella ciliegina sulla torta di questa bufaletta. Relativamente a questo argomento volevo lasciarvi il sito di un video di Dario Bressanini, un mio guru qui praticamente su YouTube, dove l'argomento viene trattato con un video di circa 20 minuti. Lui praticamente questa cosa del sale rosa, questa bufala, ve la smonta come nessuno sappia fare. Per cui se volete spendere meno, non comprate nessun sale colorato. Non servono a niente, a parte svuotarvi il portafoglio. Mito numero 5. Il pesto è cancerogeno. Il pesto genovese è stato nella bufera nel 2004, quando durante una conferenza Umberto Sala ed Enzo Veronesi
ne hanno accennato che durante uno studio effettuato nel 1999 si era scoperto che il pesto preparato con il basilico genovese, che viene notoriamente colto quando le piantine sono ancora molto piccole, fosse cancerogeno, in quanto le piante, raccolte a quello stadio, contengono metileugenolo, che si è rivelato tossico sugli esperimenti fatti sui ratti. Bene, vediamo di analizzare questo per bene, perché a me il pesto piace tantissimo e io almeno una volta a settimana lo mangio, per cui ho un po' paura, no? Bene, la sostanza in questione si è rivelata presente in maggiori quantità nelle piantine al di sotto di 16 cm di altezza. In quelle più alte invece la concentrazione di metileugenolo è molto molto più bassa. Ma il pesto alla genovese si prepara appunto con piantine che sono al di sotto di questa altezza, per cui non bisogna spaventarsi. È vero che il metileugenolo è particolarmente tossico e infatti anche la comunità europea ne ha comprovato la sua tossicità, ma questo non significa che non possiamo mangiarci delle nostre trofie alla pesto alla genovese. Infatti gli studi di laboratorio tendono a utilizzare dosi veramente massicce nella sostanza cancerogena. Nel caso di topi si svilupparono dei danni epatici sostanziali, infatti, però ai ratti venne data una dose di circa 37.000 microgrammi per chilogrammi di peso corporeo. In pratica significa che a un individuo di 70 kg come me è come se avessero dato 2.600.000 microgrammi di metileugenolo. E questo anche se noi mangiassimo pesto 4 volte al giorno, e dico 4 volte al giorno per tutti i giorni, ci troveremmo in una situazione di assumere quasi 80 volte in meno la dose tossica che era stata data ai ratti. Per cui mangiatevi pure il vostro pesto, che tra l'altro io adoro e immagino anche voi. Bene, anche per oggi la mia ve l'ho detta. Cosa ne pensate di queste bufale? Le avevate già sentite precedentemente? Avevate provato a utilizzare qualcuno di questi metodi per raggiungere degli obiettivi, magari perché venivano citati in questi miti? Ne avete altri di cui volete che io ne parli? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre, se ci sono argomenti che vogliate che io tratti sul canale, fatemi sapere lasciandomi un commento qui sotto e risponderò a tutti. Oppure potete anche chiedere i vostri argomenti inviandomi un'email al mio indirizzo, che è info@ethmefood.com. Vi ricordo inoltre che potete seguire anche sulle mie audio podcast, sia su iTunes che su Spreaker che su Spotify, in modo da farvi ascoltare i miei contenuti anche attraverso l'uso del solo audio, così potete sentirli mentre fate dell'altro. Vi ricordo inoltre che potete anche seguirmi sui social networks, sono presente su Facebook, su Instagram e su Twitter. Sto cercando di crescere il più possibile su tutti i social in modo da poter portare questo messaggio salutista che provo a dare a più persone possibili. Per cui condividere questo video è una delle cose che potete fare per aiutarmi a raggiungere questo obiettivo. Se poi non volete neanche perdervi i miei video successivi, vi ricordo che iscrivervi al canale e cliccare la campanellina delle notifiche vi aiuterà. Userete solo un secondo della vostra vita e non vi si rovineranno i polpastrelli cliccando un paio di volte. Per scoprire chi io sia e di cosa mi occupi, potete anche visitare il mio sito internet www.healthmefood.com. E come sempre, anche per oggi vi lascio andare, mi è rimasta solo la cosa più importante da dirvi, che è eat well, live well and smile. E ci vediamo alla prossima. Ciao!